Un saluto a voi tutti, sono Desiderio Passali, mi presenterò poi con le slides e volevo innanzitutto però ringraziare l'attiva associazione Respiriamo Insieme perché mi ha chiesto questo intervento che spero sia utile per tutti coloro che avranno il piacere di ascoltarlo e di vederlo e devo dire che è un'associazione molto attiva perché anche se la patologia è una patologia particolarissima, devo dire che sono assolutamente convinto dell'interesse e della necessità di avere risolti alcuni problemi, tipo la polipoli nasale, per il benessere e per una migliore qualità di vita. Questo sono io e vedete il mio short curriculum. Io sono nato nel 1947. In un paesino del Marchigiano e devo dire che ho avuto subito il desiderio di fare il medico, anche se tutto sommato i miei genitori farmacisti avrebbero preferito un altro indirizzo, però devo dire che ho avuto subito questa, chiamiamola ispirazione, comunque questo desiderio, senz'altro. Sono poi entrato in Clinica Torino e ho fatto la mia carriera un po' a Roma, un po' all'Aquila e l'ho finita a Siena un paio di anni fa quando sono andato in pensione. Ho acquisito molti titoli accademici e quelli che mi fa più piacere ricordare sono una laurea honoris causa in medicina e farmacia in Romania e una laurea in medicina nella Università di Stato della Mongolia, che è indubbiamente l'unica università importante di quella nazione. Ecco, ho avuto a casa dicono il vizio di frequentare molti molti congressi e ho avuto la presidenza di diverse istituzioni. Mi piace ricordare principalmente la Società Mondiale di Otorino, della quale sono stato presidente per 4 anni e poi 4 anni past president e di cui faccio parte ancora oggi nel board direttivo, che mi ha permesso di poter fare il congresso mondiale nel 2005 a Roma, congresso mondiale che ha avuto un grosso successo per la città, non soltanto per la mia organizzazione. Come potete vedere, abbiamo fatto l'inaugurazione al Campidoglio, quindi ancora ricordano quel bellissimo pomeriggio. È stato un congresso interessante con più di 7.000 partecipanti, 470 speakers provenienti da 82 diverse nazioni. E abbiamo lavorato per 5 giorni. Ora, per entrare nell'argomento che la direttrice, la presidentessa di questa associazione mi ha chiesto di svolgere, come definizione, ancora oggi sappiamo che la polipoli nasale è una malattia delle cavità nasali caratterizzata dalla presenza di polipi solitari o multipli, ossia di strutture arrotondate di mucosa, determinate da un edema di massima entità in una o entrambe le cavità e in uno o più segni paranasali, con disturbi costituiti prevalentemente da ostruzione nasale. E questo è importante e vedremo come poter in qualche modo eviscerare questo problema e renderlo il più comprensibile possibile. Ho diviso praticamente in diverse parti questa mia chiacchierata, tanto per poter far vedere come esistono delle nozioni che possono essere inquadrate in tutti quelli che sono i capitoli della medicina e che possono essere spiegati in un modo non ancora definito, ma certamente di grande interesse. Non è una malattia nuova. Ippocrate, addirittura avanti Cristo, descrisse i polipi, definendoli come escrescenza carnosa, molle e rotonda, dura e risonante come una pietra. E disse e propose anche dei trattamenti per questa patologia che lui non chiamava ancora polipi. Diceva: ripuliamo le fosse con una spugna che facciamo scorrere nelle fosse nasali in modo tale da poter ripulire quello che c'è dentro. Oppure asportiamo con un'ansa di filo l'escrescenza carnosa, oppure
bruciamo con un ferro rovente questo tipo di escrescenza. Se poi non ci riusciamo, allora apriamo il naso, in questo caso lì forse si riferiva a queste formazioni dure che più che polipi erano a quel punto tumore, e diceva attraverso una rinotomia, un taglio del naso, riusciamo a togliere questa sporgenza. Anche Catone il censore descrisse le virtù terapeutiche della polvere di cavolo essiccato proprio per questa patologia. Ritorneremo un pochettino come caratteristica e come curiosità nella terapia che è stata nel tempo consigliata per questa patologia. Dopo Cristo, Galeno descrisse proprio questa escrescenza molle e pendente che doveva essere asportata e quasi staccata, mentre invece bisognava osservare bene prima di asportare se l'escrescenza era dura, non era pendente, ma aveva una base di attaccamento più grande della massa. E questo è importante perché praticamente riprende lui quello che Ippocrate aveva detto e dice: signori, state attenti, perché l'escrescenza molle e pendente può essere un polipo banale, possiamo toglierla. Un'escrescenza invece dura può essere un fatto tumorale e quindi bisogna toglierlo in un altro modo, in un modo più radicale, e quindi bisogna farci attenzione. Anche il medico arabo Avicenna descrisse l'alarbat come polipo e naturalmente un'escrescenza invece dura, aderente e ulcerata come cancro. Quindi c'era proprio già definita questa differenza tra le due entità. Il primo però a poter parlare proprio di poliposi nasale per poter definire bene questa patologia fu Jean Garel, un otorinolaringoiatra francese, che nel 1880 fu il primo a poter dire che la fossa nasale poteva essere studiata attraverso la luce riflessa da uno stesso specchio frontale, che si poteva fare un'anestesia prima della chirurgia e che l'asportazione poteva essere con un'ansa di fil di ferro, che è praticamente lo strumento che noi abbiamo usato fino a pochi anni fa per poter impegnare il polipo dentro questa ansa e poi come la ghigliottina tagliarne il colletto e poterlo asportare. Etimologia è semplice. Venne così chiamato ed è così chiamato per la somiglianza col cefalopide marino. Voi sapete, il polipo ha una testa che generalmente si vede e dentro, nascosto tra la sabbia, ha tutti quanti i tentacoli che sono proprio quelli che caratterizzano l'aderenza del polipo patologia alla mucosa nasale. Epidemiologia. Il 4% della poliposi nasale normale soffre di poliposi nasale. Il rapporto maschio-femmine è di 2 a 1, ahimè anche in questa patologia noi maschietti siamo sfavoriti, e l'età generalmente è maggiore di 40 anni. Però ci sono naturalmente diverse statistiche che permettono di poter arrivare ai valori che vi ho dato in precedenza, e che sono in Svezia, vedete, 43 persone su 100.000, l'1 e il 2% in Gran Bretagna, così via, fino al 4,3%, ma mediamente oggi si dice che il 4% appunto della popolazione soffre di questa patologia. E anche nel rapporto maschio-femmine, voi vedete che praticamente a 80-89 anni riusciamo a essere alla pari, mentre invece nelle altre età è a sfavore del maschio in confronto alle femmine. L'origine dei polipi viene attraverso la mucosa delle cellule etmoidali. Esistono naturalmente delle linee di pensiero contrarie a questo tipo di origine, perché dice che il polipo non può riuscire a attraversare l'ostio se viene generato a monte. Però a favore dicono che molti osti sono insufficienti e quindi permettono di poter far passare, e naturalmente ci esistono delle poliposi ostiometali e delle poliposi sinusali, che fanno vedere come a partenza dall'ostio si può andare il polipo può crescere o all'interno del seno o all'esterno della fossa nasale. E vedete proprio qui il polipo che praticamente nasce dall'ostio e va all'interno della fossa nasale, tra il seno mascellare e il turbinato medio.
Poi invece un'altra l'origine è spiegata dal fatto che nascendo qui può entrare sia nel seno mascellare, sia nel seno paranasale, oppure protrudere verso la fossa nasale e creare l'ostruzione. Quindi esiste una linea di pensiero oggi più accreditata che dice che dall'ostio, dal punto superiore dell'ostio meato, nasce questa escrescenza che poi vedremo scende in giù. E questo è dimostrato anche in questi studi cadaverici che fanno vedere come i polipi asintomatici, cioè senza nessun tipo di sintomatologia, stavano crescendo partendo proprio vicino all'ostio meato. Vedete anche qui i polipi che crescono da questa zona che è appunto l'ostio meato e ancora da questa zona poi scendono nelle fosse nasali. Dal punto di vista istologico, cioè nell'esame microscopico di questa entità, dobbiamo dire che il polipo conserva tutte le componenti della mucosa normale, ma con variazioni di rapporti reciproci dei costituenti e delle loro caratteristiche istopatologiche, cioè una popolazione cellulare può essere superiore a diversa della costituzione del tipo del polipo, perché se il polipo chiaramente è infiammatorio, ha un tipo di cellule particolari, un tipo di metaboliti particolari. Se invece è di carattere non allergico, ha tutto un tipo diverso, o di carattere allergico, ancora avrà delle immunoglobuline presenti. Quindi, insomma, vedremo poi qual è la causa, quali sono le cause che possono determinare la poliposi nasale o il polipo nasale, e naturalmente, in base al tipo di eziologia, la costituzione istologica, sarà leggermente diversa. Però quello che si vede è che c'è sempre un assottigliamento della membrana basale, una fibrosi interstiziale, una metaplasia squamosa epiteliale e una diminuzione delle ghiandole, cioè la densità nei pazienti affetti da poliposi nasale, cioè la mucosa prepara praticamente l'insorgenza di questo polipo e ne favorisce poi la diffusione. Arriviamo adesso all'eziologia. Abbiamo detto quali sono i fattori eziologici che possono determinare una poliposi nasale. Certamente le alterazioni vasomotorie, vasocostrizione, vasodilatazione, interrompono un pochettino, creano delle problematiche alla mucosa e quindi possono rendere il luogo di attacco meno resistente e quindi far formare il polipo. Le infezioni. Sempre tutte le infezioni, sia batteriche che virali, possono causare dell'interruzione della mucosa, dell'attore della mucosa, l'allergia, l'intolleranza ai farmaci e poi naturalmente fattori genetici e l'alterazione della clearance mucociliare. Voi sapete che il naso ha necessità di essere pulito e questa pulizia viene fatta attraverso delle cellule che hanno dei villi, che hanno delle ciglia, che muovendosi spingono l'agente potenzialmente dannoso, sia esso di carattere organico che di carattere inorganico, verso l'esterno, dove sarà o deglutito e quindi inattivato con un atto di deglutizione oppure espulso con uno starnuto. Quindi è un tipo di meccanismo che di un tapirulan che porta attraverso il muco queste cose all'esterno. Quando si blocca, si crea un locus di minore difesa e quindi può determinare una differente costituzione della mucosa e quindi favorire il polipo. Non esiste una dimostrazione di un'eosinergia unica, quindi praticamente possiamo dire senz'altro che la risposta omogenea della mucosa nasale a molteplici fattori causali che abbiamo visto in precedenza essere certamente diversi. Come si sviluppa il polipo? Qual è la patogenesi? Certamente la componente principale del polipo è l'edema, cioè un aumento di acqua all'interno della mucosa, che poi sarà spinta verso l'esterno e attraverso questa spinta potrà scendere nella mucosa, nella fossa nasale e creare un'ostruzione. Quindi è chiaro che per gravità, per stasi endosinusale, per ipossia o per aspirazione da episodi di pressione negativa, il polipo scende dall'alto in basso e va ad occupare, ripeto, dall'ostio meato
zona della sua origine vada a occupare la fossa nasale, creando un'ostruzione che è estremamente importante. Voi sapete che il naso, per poter funzionare, deve poter ventilare. Una delle problematiche più grandi della diminuzione di ventilazione nasale è un'alterata ossigenazione dei segni paranasali e di tutte le vie aeree inferiori, che possono causare dei problemi ben più importanti che non soltanto un'ostruzione nasale, ma che possono creare a livello delle linee delle vie aeree inferiori alcuni problemi più importanti, come asma, come broncopolmoniti o quant'altro. Ed ecco come avviene, cioè queste sono delle cellule, e questa è la rottura, come vi ho detto, della membrana, e questo è l'edema che viene formato e che scende attraverso la fossa nasale e viene in qualche modo, come dire, rivestito da mucosa normale. Si vedono all'interno anche dei vasi che ne gestiscono l'irrorazione, e naturalmente viene a formarsi questa escrescenza di cui abbiamo sentito parlare Ippocrate, Galeno e quanti altri, che si vede poi all'endoscopia o all'esame obiettivo del naso in un modo molto 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 evidente. Questo è un interessante preparato per far vedere come all'interno del polipo esistono i vasi sanguigni che irrorano la parte del polipo e la rendono praticamente partecipi di tutta la mucosa nasale. Quindi è soltanto un'escrescenza, se non fosse sbagliato, direi è un callo, è un porro, è un neo della mucosa, perché ne mantiene completamente la struttura, però l'interno non è fatto da elementi importanti come quelli di cui ho parlato, ma è fatto soltanto da acqua e di vasi sanguigni, e non ci sono nervi, perché il polipo non è innervato. Ecco perché lo si può togliere facilmente, creando forse sì un po' di emorragia, ma non certamente dolore per il paziente. E poi esiste anche un elemento che è stato studiato di recente, e che è praticamente il growth factor, cioè il fattore di crescita, che naturalmente permette di poter aumentare la possibilità di crescita e quindi l'occlusione delle fosse nasali, e che è estremamente importante perché varia da individuo a individuo, anche per fattori genetici chiaramente, e che praticamente attraverso tutta una serie di alterazioni, una serie di evoluzioni, permette al polipo di ingrandirsi, ma non soltanto, ma vedremo che esiste la possibilità di recidiva una volta fatto l'intervento, che può essere anche ben fatto, ma il polipo dopo 4-5, la mucosa dopo 4-5 anni riproduce un'altra serie di polipi, e quindi questo crea naturalmente, oltre che fastidio, anche una patologia cronica, e nello stesso tempo una delle cause di questa riproduzione del polipo, anche se ben tolto in un'altra sede, ma sempre a livello delle fosse nasali, poi è gestita dal growth factor. Ecco, vedete, questa è un preparato istologico interessante, che fa vedere la prima formazione del polipo, cioè questa mucosa che si interrompe, che fa uscire del materiale della mucosa stessa. Poi c'è una rottura e tutte le cellule che fuoriescono. Questa è una seconda fase di strutturazione del polipo, e poi una terza in cui potete vedere che si ricrea la membrana sopra il polipo, e viene praticamente a formarsi quell'escrescenza carnosa di cui abbiamo sentito parlare più volte, con il suo colletto, e l'intervento sarà quello di impegnare questo colletto, togliere il polipo e naturalmente cercare di evidenziare quali sono le cause di questa rottura, e naturalmente di questa rottura di interruzione di mucosa, e naturalmente cercare di evitare la recidiva. Il growth factor è stato studiato qualche anno fa, però indubbiamente nell'andare del tempo si è visto che c'è un'insulina growth factor, un transforming growth factor, un epidermal growth factor, e sono tutti elementi che diversi da soggetto a soggetto, ma sono estremamente legati alla progressione del polipo e alla naturalmente recidiva laddove sia tolto.
E questo dimostra perché in alcuni soggetti l'edema mucoso una volta formato diviene un polipo, perché in alcuni soggetti si hanno recidive anche numerosi e quali sono, ma non sappiamo ancora quali sono gli anelli mancanti alla catena degli eventi che portano alla formazione del polipo. Quindi questo fattore di crescita è certamente presente in determinati individui, è quello che causa una recidiva, che causa la progressione del polipo, ma qual è il meccanismo per cui questo growth factor agisce è in via di studio, ma non è ancora stato ben definito. Passiamo alla sintomatologia, alla diagnosi. La sintomatologia è data da ostruzione nasale, ho detto, quindi praticamente l'impossibilità di ventilare bene il naso al momento della inspirazione e della espirazione, della poca aria entrata, si trova una ostruzione che nella poliposi nasale è presente nell'84% dei casi. La rinorrea. Cos'è la rinorrea? Una fuoriuscita di liquido dalla fossa nasale che è presente nel 50%. Questo liquido è dato dalle cellule mucifere che praticamente, dovendo aiutare la ventilazione, si danno da fare e dandosi da fare producono più acqua e quest'acqua crea una ostruzione ancora maggiore. E nel 54% dei casi indubbiamente crea ed è presente la cefalea o mal di testa. Mal di testa per la mancata ossigenazione attraverso la lamina fibrosa di tutto l'encefalo. Voi sapete che l'ossigeno è un elemento estremamente importante nel nostro. Non esiste organo che possa lavorare in assenza di ossigeno. È fondamentale per il fegato, per il pancreas, per i reni, per il cervello, chiaramente, avere un tono di ossigeno importante per far funzionare le cellule. Una carenza, anche se limitata in questo caso, di ossigeno può creare delle problematiche. Asma, vi ho detto che il polipo può essere collegato con problemi legati alle vie aeree inferiori. E le vie inferiori possono presentare l'asma e le presentano nel 18%, ci ritorneremo poi della terapia, quando parleremo di terapia, nel 18% di persone che hanno avuto la poliposi nasale. Uno scoro rinofaringeo di liquido denso del 16%, una diminuzione dell'olfatto nell'11%, e poi un versamento nelle cavità timpaniche per quale motivo? Perché una percentuale diversa, ma per quale motivo? Perché la tuba di Eustachio, che è un elemento importante per la ventilazione dell'orecchio, è quella che riesce a bilanciare la pressione dell'orecchio quando andiamo in alta montagna o quando scendiamo sotto il livello del mare, non funziona perché deve prendere aria dal naso. È un naso che è occupato dalla poliposi nasale, non può determinare e non permette quella compensazione che generalmente del sub che il sub del quale il sub ha bisogno e naturalmente salendo deglutizio deglutendo mandiamo dell'aria all'interno dell'orecchio a bilanciare la pressione che dall'esterno viene posta all'interno. Questo avviene con più difficoltà o non avviene per nulla nel momento in cui il naso è ostruito. Dal punto di vista diagnostico, ecco un quadro tipico di poliposi nasale, vedete queste iscrizioni che sembrano parte della mucosa, ma che non sono perché hanno all'interno il colletto che attacca la mucosa da una parte e dall'altra, e chiaramente voi potete facilmente capire come questa fossa nasale, che ha bisogno di essere completamente pervia per poter respirare, con questo elemento all'interno del naso ha una difficoltà di ventilazione assolutamente importante. Un blocco del sistema mucociliare, chiaramente, e naturalmente il blocco di tutte quelle produzioni delle quali la mucosa nasale è dotata, cioè la lactoferrina, piuttosto che non altri elementi che sono utili per la difesa della mucosa nasale attraverso gli insulti che inconsciamente, ma inevitabilmente ogni atto ventilatorio porta. Voi pensate quanti agenti microbici, batterici, piuttosto che non legati all'inquinamento, introduciamo nel naso con una ventilazione nasale, con un atto inspiratorio, e se non ci fossero tutti questi elementi della mucosa nasale che ostacolano la potenzialità patogena di questo o quell'elemento,
il naso va incontro ad una patologia che può essere semplice come il raffreddore o grave come rinosinusite, o meno semplice come rinosinusite o quant'altro. E questo naturalmente non può avvenire se il naso è occupato dalla formazione di polipi che, oltre a bloccarne la ventilazione, ne bloccano anche la produzione e la funzionalità del trasporto mucociliare. La diagnosi è facile, tutto sommato, con una rinoscopia anteriore o posteriore per vedere se anche all'interno delle cavità del rinofaringe esistono polipi. L'endoscopia, laddove possibile, con un apparecchio assolutamente indolore che permette di poter introdurre una sonda all'interno delle cavità nasali e quindi riuscire a fotografare o a cinematografare l'entità dell'occlusione, le prove di funzionalità nasale, cioè la rinomanometria, il test di trasporto mucociliare, la rinometria acustica, che sono delle prove che permettono di poter determinare la funzione del naso. Sono prove assolutamente indolori che vengono fatte attraverso la inspirazione in una maschera che è collegata ad un apparecchio e l'analisi della quantità e della pressione del flusso permette di poter determinare la funzionalità nasale. L'immagine interna delle fosse nasali viene data dalla rinometria acustica, che permette attraverso un grafico di vedere se ci sono degli elementi anatomici che ostacolano questo tipo di immagine, e naturalmente si passa poi alle immagini radiologiche, che possono essere oggi fatte con il COMBIM, che è un esame TC ma senza quella esposizione a notevoli radiazioni come la tomografia computerizzata, e permette di poter ben vedere il naso e i segni paranasali. Se si deve studiare meglio, naturalmente la tomografia computerizzata, la risonanza magnetica nucleare, e poi dal punto di vista eziologico fare attraverso l'anamnesi le indagini biologiche, le indagini istocitologiche e valutazione dell'allergia all'aspirina, perché l'allergia all'aspirina è uno degli elementi, l'intolleranza all'aspirina è uno degli elementi che può più facilmente causare la poliposi nasale. Ecco, vi ho detto che cosa si vede in endoscopia anteriore: un aspetto da edematoso a traslucido, qualche volta fibrotico, un raggrinzimento cistico della mucosa stessa, oppure una degenerazione della poliposi dei turbinati, che può essere fatta attraverso un vasocostrittore. Che cosa facciamo noi per vedere se il polipo è isolato, c'è una poliposi massiva? E introduciamo all'interno delle fosse nasali, spruziamo un vasocostrittore e tutta la parte edematosa, in qualche modo infiammatoria, si restringe e permette di poter ispezionare meglio la fossa nasale e vedere in che modo si riesce o si può riuscire a poter indicare la terapia migliore. È chiaro che l'indagine radiologica è difficilmente interpretabile nei pazienti già operati, perché la mucosa è in qualche modo alterata dall'intervento stesso, quindi ci permette la TC soltanto di vedere se sono stati fatti dei danni durante l'intervento o se ci sono ancora delle escrescenze evidenti che non sono state tolte. Il sospetto importante, e che implica un esame istologico obbligatorio, è se i polipi sono unilaterali. Cioè l'esame istologico ci permette di poter vedere se c'è una lesione benigna di altra natura, come un papilloma o cosa di questo genere, se sotto al poliposi c'è una lesione maligna, oppure se è una neoplasia con l'aspetto del polipo. Quindi quando i polipi sono unilaterali, bisogna sempre, a Roma si deve stare in campana, perché indubbiamente, essendo una patologia della mucosa, generalmente i polipi sono multipli e bilaterali, e quindi non nel polipo unico deve sempre... Non, naturalmente non deve terrorizzare chi ne è affetto, però deve sempre essere trattato e osservato con maggiore attenzione. E quindi l'esame istologico viene a essere obbligatorio quando l'aspetto macroscopico è atipico, appunto come vi ho detto
quando il polipo è in una tirade, quando esistono dei episodi emorragici che generalmente non avvengono in una poliposi nasale semplice, quando c'è un'evidenza radiologica di una erosione ossea perché il polipo può spingere la mucosa ma non riesce ad erodere l'osso, e naturalmente quando è doloroso, perché abbiamo visto che il polipo di per sé stesso non ha innervazione, quindi non può essere doloroso. Se c'è una dolorabilità, vuol dire che si è creata qualcosa di diverso che va studiato e va trattato in altra maniera. E la diagnosi, quindi, è chiaro che si fa una stadiazione endoscopica che permette di poter, attraverso quella di Lindon, attraverso di Lunden e McKay, permette di poter vedere un'ostruzione nasale di tipo di primo, secondo e terzo grado, determinata esclusivamente dalla quantità di polipi che bloccano la mucosa nasale. E ripeto, se c'è un blocco massivo si parla di terzo grado, se metà della fossa nasale è occupata si parla di medio grado, se ci esistono soltanto dei piccoli polipi che non occludono ma ostacolano in qualche modo la ventilazione, si parla di ostruzione di primo grado. La diagnosi differenziale, come vi ho detto prima, va fatta col papilloma invertito, col fibroangioma rinofaringeo giovanile, con gli adenomi, i fibromi, i tumori di origine nervosa e col mucociare etmoidale. Sono tutte, ripeto, però, senza voler creare delle problematiche. La poliposi nasale per il 90% delle volte è una poliposi nasale. Quando però si tratta di un polipo monolaterale, di un polipunio con un aspetto non così traslucido, non così perfetto nella mucosa, è bene pensare che ci possono essere delle altre cose, assolutamente curabili anche queste, però insomma devono essere trattate in un modo minore, perché se noi asportiamo un polipo tout court e al di sotto c'è un processo occupante spazio più importante, chiaramente diamo soltanto una velocità di progressione a questo processo occupante spazio, che può essere qualche volta che è certamente più dannoso del polipo. Quali sono le complicanze della poliposi nasale? È chiaro che l'iposmia, cioè la mancanza di percezione dell'olfatto perfetta, cioè una assunzione delle caratteristiche dell'olfatto diversa dal normale, una distorsione dei profumi piuttosto che non dei cattivi odori, che in qualche modo creano delle problematiche. Queste sono dovute al polipo che sta nel tetto delle fosse nasali, dove esiste una mucosa di tipo olfattorio e che quindi può creare problematiche. Credo che dell'olfatto sia stato già parlato in un'altra lezione, quindi potete certamente, avendo sentito quella, capire come un polipo, un processo occupante spazio, può, colpendo, alterando il tetto della fossa nasale, creare una distorsione e un cattivo funzionamento della linea che porta lo stimolo odoroso al cervello e lo traduce praticamente in sensazione. La disfunzione tubarica, ho detto, se il polipo chiude lo sbocco faringeo della tuba di Eustachio, che è, torno a dire, fondamentale nella fisiologia dell'orecchio, e crea delle problematiche all'interno, problematiche che possono essere rinootiti, cioè otiti causate dal naso chiuso, e sono quelle che nell'infanzia colpiscono più facilmente. Il bambino un tempo si chiamava moccioloso, perché aveva questo mocciolo, questo catarro più o meno denso che ne occupava le fosse nasali. Questo catarro blocca l'ostio faringeo della tuba di Eustachio, non permette la ventilazione e quindi all'interno dell'orecchio può creare una situazione di ristagno, per cui i germi che vengono comunque dal naso all'orecchio ristagnano e creano un processo infiammatorio infiammatorio infettivo come le otiti. E poi le rinosinusite, chiaramente l'ostio da dove nasce il polipo, essendo chiuso, crea all'interno dei seni paranasali delle problematiche ventilatorie. Noi dobbiamo pensare che i seni paranasali respirano come il naso, cioè ad ogni atto di deglutizione l'aria entra nei semi paranasali, caccia l'aria che era stata introdotta con l'atto di deglutizione precedente e rinnova in termini di quantità di ossigeno nuovo tutta quanta la cellularità che sta all'interno dei semi paranasali. Se questo non avviene è uno spazio chiuso e diventa un pabulum perfetto per elementi dannosi come virus e batteri, e si creano le rinosinusiti.
alterazioni ossee che possono essere legate ad una non erosione, ma una spinta o dura addirittura ad una deviazione del setto, perché il polipo può spingere nel setto, che è fatto di cartilagine e quindi in qualche modo si sposta. E poi, ma veramente in casi assolutamente rarissimi, la cancerizzazione, cioè il polipo a contatto con l'aria può determinare delle alterazioni a livello della cellularità e sfociare verso elementi patogeni più importanti che non una riproduzione o una alterazione soltanto metaplasica di tutto. E poi un'altra malattia che può essere dovuta alla ostruzione nasale e quindi una rinosinusite è un ascesso cerebrale che, come vedete qui, ben determinato e può causare delle problematiche. E qui ancora meglio si vede questa presenza di liquido all'interno del cervello. È chiaro, io vi ho parlato di situazioni al limite, proprio soltanto per poter dire: signori, la poliposi nasale non è grave, ma dietro all'angolo è sempre presente una possibilità, anche se molto remota. Del resto, il paziente con la poliposi nasale, io dico sempre ai miei specializzanti, non viene da te con il cartello: io sono quello che andrà bene, io sono quello che in qualche modo può creare delle complicanze. Non ve lo dice. Dovete voi essere attenti in determinate circostanze per poterlo seguire più che non di altri. E quindi è fondamentale sapere che dietro la poliposi nasale ci può essere qualche cosa. Fortunatamente non sempre c'è, fortunatamente solo rarissimamente c'è, ma ci può essere. Quindi il malato, anche se la malattia è molto semplice, va seguito con la stessa scrupolosità che non le altre patologie. Torniamo ai tempi di Catone il Censore piuttosto che non di Ippocrate, e leggiamo degli scritti anche sul De Rerum Natura, in cui la poliposi nasale veniva curata con polverizzazione di aglio o di cipolla, con polvere di pepe di cayenna o con il brodo di pollo, a lavare tutto, addirittura con il vin brûlé per poter rispondere e fortificare la mucosa. Naturalmente questi sono tutti elementi che appartengono alla storia, ma che fanno vedere come già ai tempi remoti questo poteva essere in qualche modo servito. E la terapia è medica o chirurgica, e la recidiva è sempre presente. Nella letteratura la recidiva risulta essere pari al 32%, nelle nostre mani, nella nostra esperienza, del 19%, dopo su un follow-up di 10 anni. Che cos'è la recidiva? Vuol dire, fatto l'intervento, vedere un attimino se il discorso può ripresentarsi oppure no. È chiaro che noi dobbiamo prevenire la recidiva con cortisonici, con furosemide, che è un farmaco che può in qualche modo determina la fuoriuscita di acqua e quindi non la formazione dell'edema. E poi è stato proposto dalla scuola americana per la presenza di notevoli funghi a livello rinosinusale degli sciacqui con l'anfotericina, che ha un suo meccanismo d'azione, poter pulire la fossa nasale dai funghi e quindi non creare questa problematica. È stato è tuttora un tipo di terapia che viene propagandata, ripeto, dalla Mayo Clinic di Rochester, ma che ha un suo successo in alcuni casi. Il farmaco, i lavaggi, è tollerato in tutti i pazienti, è molto efficace, specie nella polisiposi del primo grado. Non ha nessuna efficacia nella poliposi di terzo grado. Da ultimo, ma non perché ultimo, devo dire che la terapia con corticosteroidei piuttosto che non con antinfiammatori, che sono importanti nella poliposi nasale, è stata non dico modificata, ma è stata arricchita dall'arrivo dei farmaci biologici. I farmaci biologici negli ultimi 10 anni hanno mostrato un'efficacia nella rinosinusite con poliposi nasale in soggetti con una congestione particolare nasale. Vedete, qui sono dei fase 3 di trial fatti con 4
farmaci di quattro differenti aziende, il dupilumab, l'omalizumab, il mepolizumab e il benralizumab. E quindi esiste poi la nostra società che ha creato una commissione di cui io faccio parte, di cui io sono il presidente, e fa vedere quali sono le vere possibilità di questo nuovo algoritmo di terapia. Io voglio dire soltanto questo: il farmaco biologico è un farmaco estremamente importante. Per essere tale e per poter far sì che risolva delle problematiche grosse anche a livello tumorale o a livello dermatologico con dei quadri estremamente importanti, lo si deve rispettare. Che cosa vuol dire rispettare? Usarlo nel nostro campo soltanto delle poliposi nasali gravi con asma concomitante. In questo caso è obbligatorio usare il biologico, perché si è visto che in questo momento può veramente creare del beneficio in senso assoluto. Il doverlo consigliare alle rinosinusite croniche mi sembra un esercizio mentale piuttosto che non clinico del tutto importante. Io mi permetto di dire questo, essendo stato il presidente della Società Mondiale di Rinologia, oltre che di quella di Torino, e sono tuttora presidente onorario della Società Italiana di Rinologia, e quindi mi permetto di poter dire farmaco estremamente importante da riservare nei casi di poliposi grave con asma. Ce ne sono e vanno curati, naturalmente per evitare problematiche più grandi bisogna far questo. Che cosa dire quindi praticamente? A 3 millenni di distanza dalla prima definizione, la poliposi nasale è un problema terapeutico non ancora risolvibile in una buona percentuale di soggetti. Questo è un fatto negativo perché non abbiamo trovato la quadratura del cerchio, ma certamente è un fatto positivo perché spinge tante persone come me alla ricerca e naturalmente a trovare sempre delle soluzioni migliori. Io ho finito la mia chiacchierata, volevo soltanto ringraziare di nuovo la presidentessa dell'associazione Respiriamo Insieme, perché io ritengo che la respirazione nasale in questo momento, per la qualità di vita, per il rapporto costo-beneficio che deve essere sempre a favore del beneficio e a dispetto del costo, sia una delle problematiche più importanti da studiare. Ricordate che un mio amico diceva: certo, nella mia azienda le malattie importanti mi portano via poche persone, purtroppo sono gravi, ma quello che più mi preme è poter evitare il raffreddore comune che mi toglie il 50% dei lavoratori almeno una volta all'anno. E questo quindi giustifica quello che è stato detto. Se avete delle domande, trasmettetele all'associazione, che me le faranno avere, e io sarò veramente felice di poter dare qualche spiegazione laddove non sia stato chiaro. E spero che questa veramente veloce chiacchierata possa essere utile in qualche modo al paziente, ma anche al medico, se ha occasione di sentirla, per poter capire quanto importante sia questo argomento. Grazie.